Si ritorna qui in studio per l'ultima parte di Inta Calabria Sport, quindicesima puntata. Salutiamo il fotografo Nicolò che ci sta facendo la foto in questo istante. E siccome non vi voglio far mancare, ciao Nicolò, voglio far mancare niente, e siccome non mi bastava una donna in studio, ho fatto l'accoppiata, le sorelle Condello. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, c'è Maria Cristina, ecco Nicolò che si è stato inquadrato mentre fai la foto. C'è Maria Cristina da una parte e naturalmente Sonia che a grande richiesta, visto il fan club che si stava creando su Facebook, è venuta qui a farci visita. Come va, tutto bene? Benissimo, grazie. Basta, hai parlato, ok. Va bene così. Devo stare attento, se quindi prima volevano diciamo fare la denuncia per una persona, ora adesso per le due sorelle. Sì, infatti. Ok. Ci devi anche chiedere, Cristina, è arrivato prima di tutto, dobbiamo dire, un sms al 349 12 94 525. Hanno detto: ma Cristina usa sempre gli occhiali, perché non li porta in trasmissione? No, se ti ricordi la scorsa puntata ce li avevo, no? Ah, quindi però... cambi il personaggio a sì. seconda del momento, a seconda di come ti senti. Sì, sì, rialzo il microfono. Dipende dalle serate. E il microfono alza all'altezza naso. Sì, attento al naso, altrimenti... Vabbè, parlo, ho una voce molto nasale, quindi si sente. E ricordiamo che siamo dagli studi di Radio Studio 95 e Telemelito, canale 632, il digitale terrestre, sul nostro giornale online intacalabria.it, sui siti partner gioiasport.com e passaporto per l'Europa.com, e poi anche sulle frequenze radio di Radio Studio 95. Era arrivato un sms in precedenza, però ho aspettato di leggerlo, sì, perché era rivolto a me e a te, poi sì. Siccome abbiamo avuto gli ospiti, abbiamo avuto Pierluigi Perrone, del responsabile tecnico del Parma Football School e rappresentante della calcistica Spinella, ho aspettato per leggerlo. Tale sms dice: carissimo direttore, tu sei bello. E al che, quando ho visto, aspetta, ho visto l'inizio del messaggio, ho detto: è qualcuno che mi vuole prendere in giro. No, perché ho detto: è uomo sicuramente. Ma Cristina lo è di più. Grazie. E quindi poi ritorno con i piedi per terra. E poi grazie, ringraziamo tutti noi. Sì, e poi diceva: un abbraccio da Piero che ti vede in TV. Salutiamo Piero, che penso sia Piero S. Ciao Piero. Ciao Piero. L'altro sms che è arrivato adesso dice: è Orba. Non so a chi sia riferito delle tue. No vabbè, sms, diciamo, ci vediamo, diciamo che chi l'ha scritto non si sbaglia, perché comunque ho una forte miopia, però ogni tanto alterno con le lenti a contatto, quindi comunque cerco di vedere, almeno voglio dire in trasmissione, quello che leggo. Sonia, tu usi gli occhiali? Sì. E quindi anche tu puoi venire in trasmissione la prossima volta con gli occhiali. Allora, andiamo a leggere quelle che sono le notizie inerenti il campionato di calcio a 5 WISP, passaporto per l'Europa, che si disputa a Reggio Calabria, dove si è terminato il campionato regolare, e prima di ritornare con il girone di ritorno e con le varie squadre che si sono rafforzate dopo gli acquisti di metà, diciamo, del mercato invernale. C'è il periodo delle coppe, condito da tanta voglia di ritornare in campo e da tanta voglia di imporsi e cominciare a rastrellare qualche trofeo. Accade così, appunto, che a sorpresa arrivano nella Coppa Abruzzo due squadre di seconda divisione, e mentre ai quarti due squadre sia della seconda divisione che della prima divisione, in quanto questo campionato consta di due divisioni, e il che appunto la dice lunga sui valori presenti anche in seconda divisione. In Supercoppa, dopo un'andata in cui i protagonisti si impongono per 4-2, il Rusticone al ritorno non vuole fare da vittima sacrificale, con grande grinta, forza e qualità rende veramente difficile il compito della capolista della prima divisione, che alla fine si aggiudica il primo trofeo stagionale non senza qualche brivido. La Coppa Abruzzo invece viene vinta da Pasticceria Dolce Sosta Maggiore, che si impone con autorevolezza su AS Sporting Reggio. Le due squadre in semifinale avevano superato niente meno che Metropolitan e Blef, rispettivamente seconda e terza forza della prima divisione, disputando una finale da cui si può intuire che il girone di ritorno in seconda divisione è tutt'altro che segnato. Coppa Amicizia invece alla numero 10, senza scendere in campo a causa della rinuncia della squadra a quei bravi ragazzi. Quindi queste sono alcune delle notizie del campionato Passaporto dell'Europa, che potete anche trovare sul sito associazionepassaportopelleuropa.com. È un campionato molto avvincente che riguarda, che si svolge a Reggio Calabria. Salutiamo anche tutti i rappresentanti, gli amici appunto di questa associazione. Leggo nel frattempo i vari sms che ci stanno tartassando, chissà chi è che si diverte a mandare questi sms, al 349 12 94 525. Allora dice: ma Sonia non parla?
parlo quando sono interpellata. Parla poco ma parla, e quando parla fa male, attenzione. Dai, qualcosina le facciamo leggere dopo. C'è Ciccio, purtroppo tu sei il più bello tra loro due, da Martina. No, sicuramente qua è qualcuno che non vede bene. Qualcuno a cui dobbiamo consigliare l'uso delle lenti a contatto. Tatto. E poi niente, non sono arrivati altri sms, però siamo pronti. Francesco, durante la pausa a me è arrivato un sms dove mi suggerivano che gli sms privati, perché l'sms personale, come dici tu, dove l'attrice in questione, che di cui parlava Ivano è Alba Parietti. Bravo. Era Alba Parietti, quindi comunque ringrazio Ivano. Vabbè, magari allora, arrivare, aspetta, calcolando che Alba Parietti quando era giovane, perché sì, come è fatta ora dovresti passare dal chirurgo un paio di volte, perché poi è tutto rifatto. Sì, vabbè, ma non stiamo parlando comunque di... Beh, non lo sapevo che Alba Parietti. Parliamo comunque della sua carriera, perché comunque è stata partita dal non conoscere lo sport, adesso invece fa... Andiamo a noi. Continua a non conoscerlo, a mio parere, però... è invitata nelle varie trasmissioni. Ora leggiamo in questi 5 minuti finali i risultati all'eccellenza, alla terza categoria, però prima aspetta, Sonia, qualcosa da dire, qualcuno da salutare? Non mi viene basta, in mente hai parlato, nessuno, sai, basta, mia... continuiamo. Andiamo con i risultati dell'eccellenza, visto che la 3D Girone I, dove sono impegnate le squadre calabresi, ha disputato un turno di ripos. Partiamo dall'eccellenza: Acri Guardavalle 1-1, Audace Rossanese San Lucido 0-3, Bocale Roccella 1-5, Castrovillari Gallico Catona 2-0, Isola Capo Rizzuto Corigliano 4-0, Palmese Sersale 1-1, Paolana Taurianovese 1-0, San Biase Nausica 5-0. Prima in classifica Roccella con 50 punti, ultimi in classifica Audace Rossanese e Nausica con 12 punti. Promozione, i risultati sono Bagnarese Polistena 1-0, Bovalinese Gioiosa Ionica 3-2, Brancaleone Reggio Mediterranea 1-0, Filogaso, ci siamo Francesco? Perché qua stasera mi hai combinato un casino Filogaso. Con i risultati. Filogaso Taureana 2-2, Marina di Gioiosa Benestarna Tilese 0-0, Rizzicoli Siderno 1-0, Soriano Deliese 1-0, Villese Bianco 2-0. Prima in classifica il Brancaleone con 48 punti, ultimo il Bovalinese con 17. La Bovalinese, vabbè, sempre quella squadra. Sì. Polistena un punto di penalizzazione, Benestar, Natilese e Deliese hanno una partita in meno. C'è una cosa, perché io ho lanciato il foglio, cioè tua sorella vuole anche leggere i risultati di prima categoria, no, vabbè, anche non ti preoccupare, per cambiare anche la voce. No, devi soltanto leggere. Qui. Prima categoria, girone D, ecco qua, da qua in giù. Leggi risultati e classifica. Okay, vedi che per te è la prima volta, quindi non però sicuramente sarà migliore. D'accordo. Ecco. Allora, Antonini Mina Africo sospesa per impraticabilità di campo, Aurora Reggio Real Gioia 4-0, Bianchese Rosarnese rinviata per impraticabilità di campo, Laureanese Cittanovese rinviata per impraticabilità di campo, Palizzi Caulonia 1-2, Santa Cristina Condofuri 3-2, San Ferdinando Campese San Roberto 1-0, Villa San Giuseppe Greffa Mosorrofa 3-0. Primo posto per la Cittanovese a 41 punti, seguita l'Aurora a 38, in fondo alla classifica il Santa Cristina a 4 punti. Andiamo quindi con la seconda categoria, sempre il girone Regino: Salige Motta San Giovanni 1-2, Marinze Propellaro 2-2, Futsal Merito Ravagnese GB 3-2, Valgalico Real Altopiano 1-2, San Gaetano Catanoso Real Catona 1-1, Cinque Fronti Vallata Sant'Agata rinviata per impraticabilità di campo. Inceppavo Francesco, lo so che volevi correggere. Riposa il Real, vabbè, pioveva e quindi il campo era impraticabile. Riposa il Real Melicucco. In classifica, dopo questi scossoni di questa settimana, abbiamo il Valgallico che conduce a 30 punti, 27 Marinze, 25 Real Catona, e a seguire le altre chiude la classifica il Real Melicucco. E Dulcis in fondo, visto che prima avevo parlato del Bagalari, tocca a te, quindi la terza categoria, girone H. I risultati e la classifica della 12ª giornata: Atletico Catona Scillese 0-3, Audax Ravagnese Real Santo Stefano 0-1, Lazzaro San Giorgio 1-3, Melisconca Region City 5-3, Real Messignati Santeofemia rinviata per impraticabilità di campo,
Virtus San Paolo Bagalati 1-2. Scillese prima in classifica con 29 punti, a seguire Bagalati e San Giorgio a 24, ultima in classifica il Lazzaro. Real Messignani e Sant'Eufemia hanno una partita da recuperare. Quindi questi erano tutti i risultati dall'eccellenza fino alla terza categoria che abbiamo letto grazie alle voci di Maria Cristina Condello e Sonia Condello e Francesca Riti. Siamo quindi alle battute finali di questa 15ª puntata di Intacalabria Sport, dagli studi di Radio Studio 95 Telemelito, canale 632 il digitale terrestre, e naturalmente sul nostro giornale online intacalabria.it e sui siti partner associazione passaportopelleuropa.com e gsport.com, sulle frequenze radio di Radio Studio 95. Ricordiamo che potete rivedere in replica questa trasmissione su Telemelito, sempre canale 632 il digitale terrestre, domani martedì alle ore 12.30 e giovedì alle ore 21, e nei prossimi giorni anche sul nostro giornale online tacalabria.it. Per quanto riguarda lati positivi e lati negativi di questa serata, scrivete al nostro indirizzo email info@antacalabria.it o tramite i messaggi personali. Sì, ormai si usano messaggi personali. O fermateci per strada e diteci cosa ne pensate di questo connubio uomo-donna, visto che c'è anche Sonia questa sera. L'importante, come sempre, ora oltre a scherzare, è quello di divertirsi, come stiamo facendo sin dall'inizio, come continuiamo a fare, perché se no non eravamo qui con voi. E grazie anche a Bruno Taverna che ci permette di portare avanti questo nostro divertimento, e a tutte le persone che ci seguono. Non so che altro dire, sto iniziando a emozionare. Francesco, leggiamo l'ultimo sms prima di chiudere. No, questo no, perché so chi l'ha mandato, è il fotografo che abbiamo qui che ci ha mandato il fotografo, quindi evitiamo. Ciao Nicolò, grazie anche per le foto che ci hai fatto oggi. Cosa dire ancora? Ci rivediamo lunedì prossimo, sempre alle 20.45. Sempre alle ore 20.45. Continuate a seguirci anche per le notizie, che non facciamo solo sport, facciamo anche cronaca, facciamo cultura, facciamo psicologia, facciamo tante altre cose. Continuate a seguirci, sempre qui. E vi auguriamo una buona serata. Una buona serata, e non ci vedrete più per una settimana, scherzate. Grazie ancora, grazie a Maria buona Cristina Condello che mi sopporta, grazie a Sonia Condello che ogni tanto si decide a venire qui. E sopporta anche te. Grazie a tutti, ok, finisco che sennò mi salano. Buona serata ancora, ci rivedremo lunedì prossimo alle ore 20.45, sempre qui, sempre con Tacalabria Sport. Buona serata. Buona serata.